Cassa Depositi e Prestiti prosegue gli incontri sul territorio che rappresentano per gli amministratori locali un'occasione di formazione e informazione sulle attività del gruppo e sui nuovi strumenti a supporto della gestione finanziaria degli enti. A Reggio Emilia, CDP in tour ha fatto tappa presso il comune nella ex sala consiliare. Tra le principali novità presentate, i nuovi strumenti per la gestione attiva del debito. In particolare in questa mattina parleremo tra l'altro della proposta 2014 della rimodulazione del debito che CDP sta per lanciare per gli enti locali, comuni e province. Questa proposta sarà un'opportunità di gestione attiva del debito, permettendo agli enti di rinegoziare le condizioni di rimborso agendo sulle durate d'ammortamento dei prestiti. In primo piano anche patrimoniopubblicoitalia.it, il nuovo portale per la valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti. Cassa Depositi e Prestiti quest'anno a CDP in tour è presente anche con un prodotto di natura immobiliare, un catalogo virtuale messo a disposizione gratuita degli enti che vogliono valorizzare il proprio patrimonio. Questo portale sarà conseguibile per tutti gli enti che avranno proceduto con successo alla procedura VOL, che è la valorizzazione online, anche questa gratuita a servizio degli enti ma accessibile tramite il sito web di Cassa Depositi e Prestiti. Per saperne di più www.cdp.it.